propongo questo esercizio. Studio il moto di un punto con accelerazione newtoniana. Newtoniana vuol dire fatta in questo modo. Allora, A uguale meno H con H positivo, costante. Non c'è scritto. R uguale più meno, quindi R diciamo è il raggio vettore di più meno, coordinata polare, H su R cubo su più meno. Allora intanto scriviamo direttamente più meno come R e con 1 e quindi abbiamo che A è uguale a meno H su L quadro e con 1. Cioè praticamente studiamo il moto di un punto con accelerazione inversamente proporzionale alla distanza di P da un punto fisso detto O. Praticamente O è il Sole e il punto in questione è la Terra. Comunque noi non sappiamo niente, quindi facciamo da bravi matematici, introduciamo l'esercizio e facciamo l'esercizio. Allora, sono date le condizioni iniziali, R di 0 uguale a un certo B, positivo, Φ di 0, siamo in coordinate polari, uguale a 0, siccome è data l'accelerazione bisogna dare la velocità iniziale, Vφ di 0 uguale omega b con omega positivo, UR di 0 uguale 0. Quindi passiamo all'integrazione. Allora, abbiamo visto che A è parallela a P meno, di conseguenza il moto è centrale. Allora, se è centrale, valgono tutte le cose dei moti centrali, in particolare la costante delle aree. Quindi C uguale R quadro Φ punto. Come la calcolo? Prendo R quadro di 0 per Φ punto di 0. Ce li metto e sono a posto. Allora, R di 0 è B, e quindi viene B quadro. Φ punto di 0, diciamo, ma qui non c'è, in effetti non c'è, però so che Vφ è Rφ punto, di conseguenza Vφ di 0 è R di 0 Φ punto di 0. E quindi io so che R di 0 è B, Φ punto di 0 uguale B omega, perché è dato da qui, quindi ho che Φ punto di 0 è omega, quindi qui ci metto un bel omega e sono a posto. Quindi C è uguale a B quadro omega. E quindi ho calcolato la costante delle aree. Allora, abbiamo detto che C è B quadro omega. Di conseguenza, dalle formule di Binet, noi abbiamo che R è uguale a meno C quadro su R quadro, derivata seconda di 1 su R rispetto a Φ due volte più 1 su R, ma è questa, perché questa è diretta, ha solo la componente radiale, quindi abbiamo tutti gli ingredienti per poter scrivere la nostra equazione differenziale per trovare le traiettorie di un punto che si muove con accelerazione newtoniana. Allora, queste condizioni iniziali però le cancello, poi dopo se saranno utili dopo per integrare l'equazione, tanto ce l'ho sul foglio, quindi in qualche modo le riprendo. Allora,
abbiamo quindi C, che è questo, e l'equazione. Quindi abbiamo, allora, A con R si era detto, ora l'ho cancellato, mi interessava. Allora, il nostro A con R era meno H su R al quadrato. Dalla formula di Binet, A con R ci viene meno C quadro, quindi B alla quarta omega quadro fratto R quadro, per la derivata seconda di 1 su R rispetto a Φ due volte più 1 su R. Allora, quindi questo era questo, quindi abbiamo meno B al quadrato omega al quadrato su R quadro, derivata seconda di 1 su R rispetto a Φ due volte più 1 su B al quadrato, B alla quarta, ecco, B alla quarta su omega quadro, perché ho fatto il quadrato, R quadro c'era, questo c'è, questo c'è. Allora, questo è uguale a meno H su R quadro. Allora, R quadro e R quadro vanno via, più il meno con meno si semplifica, questo allora, boh, non so se servirà, comunque la scrivo qui. Questa la tolgo. E allora abbiamo un'equazione differenziale del tipo derivata seconda di 1 su R rispetto a Φ due volte più 1 su R uguale a H fratto B alla quarta omega al quadrato. Allora, sto coso qua, tanto è una costante, tanto per essere originali la chiamo 1 su P. Allora, H fratto B alla quarta omega al quadrato la chiamo 1 su P. Il motivo di questa scelta è quasi chiaro, ma insomma. Allora, quindi questo è 1 su P, Allora, visto che qui c'è 1 su R, qui c'è 1 su R, 1 su R chiamiamolo in un altro modo, non c'ho più lettere, chiamiamolo eta, Allora, questa equazione viene eta secondo più eta uguale 1 su P. Questa è un'equazione differenziale del secondo ordine, tipo mosarmonico, diciamo, non omogenea però, perché c'è 1 su P. Allora, intanto diamoci le condizioni iniziali. Allora, eta di 0, che sarebbe eta per Φ uguale a 0, quindi sarebbe 1 su R per Φ uguale 0. Ma noi sappiamo che all'inizio Φ di 0 era uguale a 0, era scritto prima. Quindi R per Φ uguale a 0 e R di 0. Quindi R di 0 faceva B, e quindi abbiamo che è 1 su R di 0 e 1 su B, quindi eta di 0 e 1 su B. Eta primo di 0 è la derivata di 1 su R rispetto a Φ. Noi sappiamo che questa espressione è nella velocità, nella componente radiale della velocità, che è meno C di 1 su R rispetto a Φ. Ma tanto dalle condizioni iniziali, R di 0 è 0, quindi qualunque cosa sia questo, viene 0. Quindi viene che noi dobbiamo risolvere questo problema di Cauchy. Allora,
dato per buono che voi conosciate l'evoluzione del moto armonico, l'equazione del secondo ordine, allora eta sarà uguale alla soluzione dell'omogenea, scrivo così, più una soluzione particolare. Allora, cominciamo dalla più facile. Allora, una soluzione particolare può essere 1 su P, perché la costante 1 su P, perché lo potete chiamare metodo della verosimiglianza, io dico metodo a occhio, perché se voi prendete una costante, la derivata prima è 0, la derivata seconda è 0, 1 su P uguale 1 su P, e quindi a occhio si vede che una soluzione particolare è 1 su P. Allora, la soluzione invece dell'omogenea, questo è un moto armonico, diciamo, è un'equazione del moto armonico, quindi è A per il seno di Φ più alfa. E dobbiamo determinare quante A e quante alfa dalle condizioni iniziali. Allora, la nostra soluzione eta sarà A seno di Φ più alfa più 1 su P. Ci potevo mettere anche coseno, ora può darsi venga anche coseno, cioè ho messo il primo al mio. Allora, facciamo eta primo di Φ, questo è un eta di Φ, viene A coseno di Φ più alfa. Allora, eta di 0 viene seno di alfa, asen alfa più 1 su P. Eta primo di 0 viene A cos alfa e sarà detto che valeva 0. Allora, cominciamo dalla seconda. O A è 0 o coseno di alfa è 0. Se A è 0, allora, se A è 0, bella cosa, perché la soluzione si riduce a essere eta di Φ uguale a 1 su P. Però, se eta è 0, se eta è 0, deve essere che, scusate, se A è 0, deve essere che eta di 0 è uguale a 1 su P, cioè deve essere che 1 su P è uguale a 1 su B. Scritto due volte la stessa cosa. Allora, è uguale a 1 su B. Voi c'avete P, c'avete B, lo guardate, se è uguale è uguale, se no, no. Allora, se per caso vale questo, allora la soluzione è questa. Ma se la soluzione è questa, quindi se P uguale B, vi ricordo che P era questo, quindi lo mettete dentro e vedete cosa viene fuori. Se P uguale B, allora viene che eta è 1 su P, quindi eta è costante. Ma eta era 1 su R, quindi 1 su R è uguale a 1 su P, quindi R è costantemente uguale a P. E che cos'è? Questa è una circonferenza. Quindi, se per caso le condizioni iniziali sono tali che P uguale B, viene una circonferenza. Cioè, ci aveva quasi ragione Tolomeo, solo aveva scambiato la Terra col Sole, insomma. Nel senso che il centro era il Sole e la Terra girava intorno, invece Tolomeo diceva che la Terra era il centro e il Sole e girava intorno, però aveva detto circonferenza. Ma insomma, diciamo ce l'è andato vicino. Al contrario, Allora, se invece no, una circonferenza, se invece, allora questa tanto non ci serve più, allora, questa non ci serve più, e neanche questa ci serve più, ci serve questa. Allora, quindi, allora abbiamo detto che se P uguale B viene una circonferenza. Se invece, e questo viene da una circonferenza, se P è diverso da B, allora questa dove non la trovo più,
se P è diverso da B non può essere A uguale 0, perché veniva la soluzione della circonferenza, cioè veniva questo, e quindi non può essere. Allora, se P è diverso da B, A è diverso da 0. E quindi in questa condizione viene che cos'alfa è 0. Quindi alfa uguale a t3/2. Andiamo a sostituire qui e viene che A per il seno di t3/2 più 1 su P deve essere uguale, da qualche parte l'ho scritto, l'ho cancellato, ma insomma all'inizio è scritto qui, anche se non è scritto qui, è uguale a 1 su B, perché era la posizione iniziale. Allora A viene 1 su B meno 1 su P, salvo errore di A. Allora abbiamo trovato A, abbiamo trovato t3/2 e quindi abbiamo risolto l'equazione. Quindi viene eta di fi a meno. Eta di fi uguale a, lo scrivo qua, eta di fi uguale a A è 1 su B meno 1 su P per il seno di fi più π/2, ma il seno di un angolo più π/2 è uguale al coseno dell'angolo, quindi viene coseno di fi più 1 su P. Allora, eta di fi però era 1 su r, quindi 1 su r è questo. E, allora, 1 su r è questo, facciamo il minore multiplo, allora qui viene p meno b fratto b fi cos fi più 1 su p. R è reciproco, quindi abbiamo che R è reciproco di questo. Allora viene R uguale a 1 fratto P meno B fratto BP coseno di Fi più 1 su P, uguale, metto sopra P, quindi viene P meno B fratto B per coseno di Fi più 1. Allora, questa qui è proprio l'equazione di una conica di parametro P, l'avevo chiamato P apposta, U, P fratto 1 più E coseno di Fi, dove E è P meno B su B. Allora, se E è uguale a 1, allora se è minore di 1 viene un'ellisse, e P meno B su B evidentemente dovrebbe essere minore, P è questo, è 1 fratto questo, dovrebbe essere così, almeno all'inizio, quando c'è stato il Big Bang, le condizioni dovevano essere quelle che abbiamo dato, per cui è venuto fuori un'ellisse. Altrimenti, se è uguale 1, viene una parabola, mentre se è maggiore di 1, viene un'iperbole. Ora, dal punto di vista matematico, questo ha perfettamente senso. Dal punto di vista, diciamo, fisico, presumibilmente dovremmo essere in questo caso qui, visto che l'esperienza ci insegna che questo è accaduto, cioè che l'orbita è ellittica.